aumenta considerevolmente. Ecco adesso una sempre formazione diamante verso il pubblico, una sfugata a sinistra, sempre con i fumi. Ecco il Blue Circe, vedete, veramente formazione molto stretta, pochi metri li separano l'uno dall'altro. Dicevamo, rispetto alla pana, l'MB339, che ha una velocità molto maggiore, quindi sente molto meno le raffiche di vento, questi mezzi. Ecco qua, da sopra la Lucchini RS, un bel passaggio, formazione al cigno. Vi garantisco che sopra la Lucchini tutti quei tetti metallici sganciano delle termiche molto potenti. Quando si arriva lì sopra si ha veramente una variazione. Vi ricordo, per fare queste manovre bisogna comandare simultaneamente i tre assi tramite la cloche e la pedaliera, e soprattutto comandare contemporaneamente anche il gas, perché ogni variazione di bend, di rollio, ovviamente per tenere o cedere quote bisogna variare il gas. Ecco una bella tirata a sinistra con apertura progressiva del solista ed egregare, bellissima. Adesso vengono eseguite una serie di 8 a bassa velocità. Fumi accesi. Eccoli di nuovo. Passaggio a bassa velocità con carrello esteso. Vedete proprio una velocità adesso bassissima, siamo intorno ai 80-90 km/h, forse meno generale. La velocità in cui atterrano è la mantengono, anche questa è una velocità che, essendo vicino allo stallo. E qua abbiamo un crazy fly, volo pazzo, prima ce l'ha fatto vedere con Ande Mazzolari, ma questo con i fumi fatto da tutti e quattro la formazione Blue Circe è eccezionale, vediamo i fumi che si incrociano. A bassa velocità a favore di vento, quindi loro stanno andando rispetto al vento apparente sempre alla stessa velocità, ma rispetto a terra hanno qualche chilometro in più perché hanno il vento. Coordinare motore, pedaliera, altezza, vicinanza, sono cose che non si possono fare. Ecco il colore. E il tricolore, Lazio. Beh, qua oggi i tricolori ce ne sono veramente nel cielo tantissimi, vedete il vento come lo spazza via, ma lo spazza via solo dal cielo e non dal nostro cuore. Sicuramente sì, è una bandiera grande, non è ancora qua. Abbiamo messo un foglio. Una bandiera Orazio che unisce oggi l'Overe, la Valle Camonica, la Lombardia, Salerno, la tua grande terra. Sì, sicuramente, non dico che la mia emozione si manifesta anche se sono un po' gli occhiali per questo. Comunque, mi permetto, dopo aver avuto esperienze sia in aeronautica militare sia in aviazione civile come all'Italia, sono ancora qui presenti a dare spettacolo e a dare con grande cuore. Vi faccio salutare. Grazie a tutti voi. Avete visto che passaggio il Servadei? Appena l'acqua e il Servadei ha dato l'acqua. Gianni Bonafini, presidente del Centro Volo Nord, un presidente di quelli che si sporca le mani che alle 6 di mattina. L'ultimo passaggio alle 6 di mattina a spostare cose al campo volo, organizzare, ed ecco l'ultimo passaggio dei Blue Circe.
bellissimi generali questi contatti radio in diretta con la pattuglia. Ecco il grande pilota Matteo Comensoli, uno che con l'elicottero ci lavora tutti i giorni, fa dei trasporti incredibili su tutto l'arco alpino, trasporti veramente di una difficoltà. Tu su quest'ala rotante, tu che sei un pilota. Un grande mezzo eccezionale, perché tutto ciò che vola dà sempre stupore a tutti gli uomini di terra. Ed è sempre accesi. Veramente qualche G generale quando fa queste tirate qui, molto probabilmente non ha passeggeri a bordo, perché altrimenti qua sotto ci volevano i sacchetti. No, ha dei passeggeri, però dei passeggeri molto illustri. Sanno quello che dovevano provare. Eccolo di nuovo, speriamo che il gabbiano si sposti, perché sennò fa una brutta fine. Vediamo, ecco Matteo Comensoli con sullo sfondo i blu circe che continuano a lavorare anche se ha finito la loro manifestazione. Vediamo che pieghe veramente, che tira il Matteo, viene verso il pubblico adesso, mamma mia, impressionante, e su verso il centro storico. Mamma mia, aiuto, una sfogatona! E qua chi a bordo può dirsi soddisfatto, veramente. Qui sta volando con un pilota, potrebbe essere tranquillamente un pilota militare. E guardatelo come ce lo tiene, ha stoppato veramente e adesso fa un inchino all'Overe, a tutti gli amici del Memorial Stoppani, spettacolo straordinario di Matteo Comensoli. Vi invito quindi a restare con noi, perché fino a sera, come vi ho detto prima, c'è un ampio programma veramente emozionante. Greta. Ecco il decollo per la sua personale, vediamo cosa ci propone oggi questo secondo passaggio, perché questo è il secondo passaggio iniziale personale, iniziale per il mio decine di metri ed è su. Ah, avete visto poi? Ah, di qua!
guardate che spregi della apertura, che spregi del ventaglio. E guardate, guardate questa chiusura. Super allenato può resistere a questi giri pazzeschi. Adesso riprenderlo non è facile perché lo picchia, lo butta giù e lo riprende come il suo grande maestro Francesco Fornavalle. Appeso un filo di motore anche lui, vediamo fin dove arriva, eccolo, e giù. Mi ha creato una scappanata pazzesca, adesso il volo rovescio chiude, affonda, rimette il volo dritto e va per un'altra tirata. Vediamo una serie di turni consecutivi molto rapidi da far paura. Ma questo sono
Vediamo che tirata verticale, fino a quando il motore tira, lui si sta appeso, guardate l'appeso all'elica, è proprio giù. Stavo prima e adesso guardate che balletto aereo. Questa non è acrobazia, questa è danza. È difficile chiaramente poter parlare a radio quando si subiscono questi G. Il pilota deve stare concentrato, contrarre tutta la muscolatura per... Dovreste vedere le proprie formazioni con la faccia del pilota in quanto fa. Sempre più appeso il filo di motore. Oh, guardate come scende, ecco la verticale pazzesca, sarà quasi costruita. Il generale dice che ha preso 6G positivi questa richiamata. Ecco un mezzo turno, volo rovescio. E continua il volo rovescio tenendolo appeso al motore e poi giù lo richiama, lo chiude, ritorna in picchiata. Carica di velocità al mezzo sicuramente per un'altra figura di credibile. Vedete la precisione dei comandi, la barra viene spinta di lato e poi riportata al centro con una precisione millimetrica. Guardate ancora questo colosso, sono fantastico. E via giù a pedonate per una richiamata veramente tiratissima. Sopra il tirato, Massi. Questa è veramente la più tirata di quelle fatte in giro. Ancora volo rovescio, via col petto, ancora volo piano. E tiene il volo rovescio verso la Lucchini, fantastico. Speriamo che ci faccia... Eccolo di nuovo! Oh, che tono! La serie spettacolare di tono. Un cedimento io.